Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vorrei farvi vedere alcuni degli acquisti che ho fatto sul sito di Passione Unghie. Allora, partiamo subito con alcune cose. Per prima cosa ho acquistato questo pennello, che è il pennello super fine, bellissimo esteticamente, e anche all'interno è fatto così. È veramente sottilissimo ed l'ho già utilizzato, tante di queste cose le ho già utilizzate e appunto quindi posso dirvi anche due parole. E quindi questo pennello, oltre che essere appunto molto bello esteticamente, è anche molto comodo sia per fare piccole nail art, disegnini, linee sottili, ma anche ad esempio per disegnare il French. Mi piace tantissimo. Poi, un'altra cosa che ho acquistato e che volevo da tempo è questa punta. Questa è la Rose Gold Carbide Flame. È questa punta qua. Ora voi non la vedete più oro rosa perché è già da diverse volte che la uso e a forza di sterilizzarla perde un po' il colore. Però non importa, funziona ancora benissimo ed è fantastica. Smonta in un attimo, non brucia, è veramente comodissima. Ecco qui. Poi, prima di passare a tutti i colori, volevo farvi vedere questo. Ho acquistato appunto anche acqua gloss, perché ne parlavano tutti benissimo e io era da tanto tempo che volevo un lucido, veramente lucido. E questo devo dire che è fantastico, io mi ci trovo benissimo, è il lucido che ho su adesso, dalla ricrescita potete vedere che è quasi un mese forse che ho queste unghie, o comunque quasi 3 settimane sicuro, però sono ancora perfette, lucidissime. E questo lucido mi piace un sacco, tra l'altro non è così, è abbastanza denso. Questa è la sua densità, adesso qui ce n'è una goccia enorme, però è abbastanza denso e a me viene veramente lucidissimo. Io sgrasso velocemente con il cleaner appena uscito dalla lampada e poi passo invece con l'olio per cuticole e diventa veramente super 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 lucido. Poi, prima di passare ai colori, vi faccio vedere in gel, vi faccio vedere questi 4 semi permanenti che ho preso, che sono bellissimi. Allora, partiamo dal più semplice, che è l'SP01, che è white, quindi è un semplicissimo bianco. Proprio un bianco. Ve lo faccio vedere anche su tip, proprio un bianco bello coprente, non lascia, non fa troppe striature e mi piace. Poi ho preso l'SP18 Marilyn, che è un bellissimo rosso e stavo proprio cercando un rosso così per il semipermanente perché non volevo proprio un bel rosso classico. Questo è Marilyn. Steso su tip è questo. Eccolo, no, è proprio è un bel rosso classico, non tende né al fucsia, direi, né all'arancio, quindi è proprio un bel rosso. Poi ho preso questo che è l'SP48 Fantastic, che è un fucsia praticamente. Anche questo è un bellissimo colore. Ecco, guardate che super colore. Quando lo mettete in lampada è fluo. È bellissimo, io l'ho già usato questo su di me, tra l'altro, il mese scorso, la volta scorsa. Ed è veramente bellissimo.
proprio un bellissimo colore. Su Tip è così. Aspettate che lo cerco. Eccolo. Su Tip è questo. È proprio un colore bellissimo. Questo all'inizio, quando l'ho steso, non sembrava super coprente, devo dire. Però con due passate, come vedete, è a posto. È perfetto. E poi, per ultimo, ma non per importanza, perché è bellissimo, è l'SP79 Rainbow Star. Questo è un glitterato fantastico, è un argento, è quello che ho io qui sull'anulare ed è praticamente questo argento con però tutti questi glitter olografici ed è una cosa stupenda perché brilla tantissimo proprio. Brilla veramente tanto. E infatti, da quando ce l'ho, tantissime, in tantissime me l'hanno richiesto. E anche io me lo sono fatta più volte perché è veramente bellissimo, appunto, questo qua. È lui. E ha veramente mille, mille riflessi, è veramente bello. Qui sono due. L'unica cosa, ecco, questo c'è da stare un attimo attenti a stenderlo perché ovviamente. Se lo si stende tirandolo normalmente come i colori, tutti i glitter si ammucchiano sul fondo e quindi. Però se si cerca di distribuirli bene con il pennellino, viene comunque, come vedete, abbastanza coprente, sia sulla tip che sull'unghia. Io sulla mia unghia qui ce l'ho così e non ho nessun colore sotto, c'è solo la mia unghia. E quindi no, è veramente bello. E poi alcune clienti che me l'hanno chiesto, gliel'ho fatto proprio come semipermanente e gliel'ho sciolto dopo i 20 giorni quando sono tornate con il remover e avevo paura che essendo così glitterato facesse fatica a sciogliersi. In realtà si scioglie benissimo e quindi veramente super approvato. Allora, adesso vi faccio vedere invece tutti i gel color, ce n'è un po', quindi partiamo perché probabilmente verrà un video un pochino lungo. Allora, mi metto vicino alla mia ruota, così posso farvi vedere subito il colore. Allora, ho preso F75 Charm, che è, se riesco ad aprirlo, ecco questo bellissimo colore. Questo è Charm. E sulla tip è questo. Ecco, così forse lo vedete meglio. È veramente molto bello. Poi questo è l'F75. Poi G75 Meringa Fluo Flash. Questo fa parte degli ultimi che sono usciti ed è questo arancio chiaro, corallo, un po' glitterato. Molto carino. Su Tip è questo. Questo colore qui. Poi ho preso A124 Passione, anche questo è un colore bellissimo. È questo rosso con una punta di fucsia, è proprio il colore di Passione Unghie del loro logo ed era molto molto bello, non ho resistito a prenderlo. Sulla tip è questo qua. Questo. Poi. Casino con i colori. Poi G70 Elisir. Questo è bellissimo. Allora, questo colore a me piaceva tantissimo.
Io l'ho preso anche se avevo sentito dire che non era molto coprente e in effetti non è tanto coprente, nel senso che sulla tip io ho dovuto fare tre passate. Adesso ve lo faccio vedere. È questo. Qui io per farlo diventare così ho fatto tre passate, però sinceramente a me piaceva troppo come colore sul sito, eccetera, e l'ho preso. Ha dei glitter bellissimi che a me piacciono molto sul dorato così, però hanno tanti riflessi e sono anche di grandezze diverse. E però sì, ha questo problema che bisogna farci tre passate, ma siccome in teoria, se non sbaglio, questo colore è fatto con la base di Ultraviolet, che adesso vi faccio vedere perché l'ho preso, e ho detto mal che vada, si fa una passata di Ultraviolet e poi ci si mette sopra questo, fine, e uno è a posto, anche se non è coprentissimo, poi chi se ne frega, tanto sotto ci metto l'altro. Quindi, poi ho preso, vi faccio vedere Ultraviolet, che dovrebbe essere questo, esatto, visto che abbiamo parlato di Elisir. Ecco, è questo bellissimo viola. Veramente molto molto bello. Che è esattamente questo. Adesso ve lo faccio vedere anche insieme a Elisir, ecco. Questo è Ultraviolet e questo è Elisir, quello di prima. Molto belli. Poi andiamo avanti. A01 Maracaibo. Ecco, questo verdino metallizzato. È un colore molto particolare, però a me piace tanto. Molto carino. Che è questo qui. Steso su tip è questo. È questo colore qui. Poi andiamo avanti. C107 Alba. Ah, questo è bellissimo. È un nude beige che però ha questi micro glitterini. Sono proprio minuscoli, proprio una pearlescenza leggerissima che lo rende finissimo. È molto molto bello questo. A me piace proprio tanto. E steso su tip è, aspettate che lo cerco, eccolo, Alba C107. È lui. Poi F40 Grapefruit. Anche questo è un bel colore, mi piace tanto, molto estivo. È questo anche qui arancio, corallo, bello carico però stavolta. E ha anche questo, questi micro glitter, queste micro pearlescenze, molto bello. Da qui si vedono molto, sull'unghia forse poi si notano leggermente meno questi glitter, però è proprio bello come colore. E steso su tip, adesso ve lo trovo subito. Eccolo qui. E già che ci sono, vi faccio vedere la differenza, visto che sono vicini, con Meringa Fluo Flash. Allora, questo è Grapefruit. Ops, ero fuori forse. Questo. E questo invece è Meringa. Questo è Meringa e questo è Grapefruit. Qui ci sono dei glitter più grossi, in più il colore è più chiaro, invece il Grapefruit è più scuro e ha questi glitter molto molto fini, quasi impercettibili, danno solo proprio questa luce in più che non è male. Ok. Poi ho preso G65 Magenta Flash, sì, che è questo fucsia molto scuro, proprio color magenta e glitterato. Fa parte appunto della linea Flash, molto molto bello. E ve lo faccio vedere subito, è questo. Eccolo
eccolo qui, vabbè, si è un po' sporcata la tip, però il colore è questo, è molto bello, almeno a me piace molto, a me piacciono tutti questi colori in realtà. Poi, ultimi tre, abbiamo il G54 Daphne, ok, questo mi piace un sacco e appunto stavo proprio aspettando l'arrivo dell'autunno per poter mettere un colore simile, è praticamente un verde però con anche del blu, è particolare ma molto molto bello e pensavo di abbinarlo appunto a Maracaibo, quello di prima, secondo me stanno benissimo insieme. Comunque adesso ve lo faccio vedere steso su tip, che è questo, eccolo, Daphne C54. Bello. Poi Tropicana C51, che è questo, non so come definirlo, un albicocca fluo, è bellissimo. Ecco, questo è il suo colore, è più, ecco, così. Forse voi lo vedete leggermente più chiaro in camera, in realtà è proprio un bel, come dire, arancio, super fluo, super carico. È bello, molto bello. Steso su tip è... Eccolo. È questo qui. Sì, e ancora una volta lo vedete un po'. Un po' sfalsato, però ecco, è così. Così più o meno. Però sì, molto bello. E poi anche qui un glitter G28 Giove, bellissimo anche questo, sono innamoratissima di questo colore che ha questi glitter pazzeschi sui toni del rosa ed è super olografico, cioè un sacco di glitter olografici. È veramente molto molto bello. Questo steso su tip è lui. È così. Questi bisogna stare attenti un attimo a stenderli perché sono un po' particolari, con questi glitter un po' grossi. Bisogna un attimo stare attenti perché sennò viene un po' cicciotta l'unghia, però come vedete anche qui io ho fatto due stesure su tip, però alla fine non è così grossa perché bisogna cercare di posizionare bene le paillette in modo che vadano a coprire tutti i buchi. Però è veramente molto molto bello, a me piace proprio tanto. Niente, il video finisce qui. Questi erano i miei ultimi acquisti su Passione Unghie, è un sito che io adoro, mi sono sempre trovata benissimo con i loro prodotti e continuerò a acquistare da loro perché veramente sono una ditta molto seria e con dei prodotti veramente ottimi per quanto mi riguarda. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!